infatti. Questa non la faceva prima. Cervigno, o beccao, e pulga, o via, Lautaro, porca maiorà. Io con Letizia ci vado in Calabria, Marin più verde, un'area sanabria. Riparto di Maio da Cossa alla Chiesa, Parolo, Cristante, Tammesa, Lossena, Luperto, Sportiello, con Zlatan, Vessino, Aisso, Rumelo. Pina, monti una gabbia, vici l'immobile, Audero la piazza. Accetti i consigli di Carmine Zata, Civiola, Badelli, Candreva, la Zappa. Benvenuti alla Porta Nova, del Fazio, Barba, Cospina. La quarta, Chiosepe, Attuia, Linetti, Perfana, Brillantina. Singo, sto blusao, por Cervigno, o becao. E vulga, o via Lautaro, porca maiorà. O donna Roma rimane qua a me, Tata Rusano Zapata Pellè, Iago Di Marco Barella Sansone, ma quella straccoscia mi pare maggiore. Poi Pedro, io te lo dico di serio, Brunetta Debraego Daniga, Petagna Teresa una festa. Por Cervigno, o beccao, ne vulgar, o via Lautaro, porca maiorà. Singa, sto blusao, por Cervigno. Eccolo, il cruciutino. Verga di Dio! Che sta il commento? Aia! Hanno ripreso! Ma con palombi! Facciamo intrattenimento! Che fettino! Oh, benvenuti, forse. Benvenuti. Forse ci siamo dopo. Certo che dopo un'estenuante attesa 40 minuti che chiediamo scusa impostare, da stamattina che ho impostato tutto, era tutto a posto, poi ovviamente 5 minuti prima non lasciamo andato il sentito. Quando sono arrivato io ovviamente è che ha dovuto salire le scale, che non è un'impresa facilissima per me. Però posso prendere la parola? Prego. Mi devo chiedere il permesso. Devi, insomma, devi. Tanto io non so neanche a chi mi rivolgo, perché non ho capito bene questo Caffè Ristretto podcast che cosa sia. Però io mi devo fidare di questi ragazzi che sono sempre presenti a casa mia. Fra l'altro c'è mio figlio, quindi immagino che non corro rischi, che ci sarà una piccola non platea. Non è detto. Una piccola platea corretta e sportiva. Questa è una sorta di agorà nel calcio e adesso vi chiedo che cos'è l'agorà. Se non lo sai, se non lo sai tu, se non lo sai tu, Leonardo. Leonardo lo sa, Leonardo lo sa. Non è tipo della Magna Grecia, no? Okay, ma Grecia e basta. Allora, è la piazza, ragazzi. È la piazza sì, dove facevano le assemblee. È la piazza dove si ritrovano a discutere di filosofia. Esatto. Mica per forza il filosofia anche di politico. Quindi elaborare il calcio. Possiamo anche discutere di vita. Infatti, tu leggi Hemingway, leggi Hemingway e Pessoa, ti occupi di vita. E certo, ma il calcio non è che è una cosa a parte della vita, il calcio è dentro la vita, allora questa è la corona del calcio. E a proposito di questo, che volete da me? Comunque ci scrive Cristian Berardi, che è tra l'altro il primo abbonato, quindi ringraziamo, ci hai anche aspettato. Ti sei pure abbonato, sei non so, un eroe. Non so come ringraziarti, non dovevi. Non dovevi. Come te va? No, grazie mille. Pietro Marzano dice: se commento rispondi. Oh, grande direttore per sempre nei cuori di noi salernitani. Questo è un orgoglio forte per me. Dice sono orgogliosissimo di questo. Lu Cucciniello. Scusate, non ci credo io, quindi. Vabbè, la prima domanda la voleva fare Nicolò ed era quella: come ci dobbiamo porre, no? Dobbiamo dare del ah sì.
abbia da vedere lei e del tuo. Assolutamente sì, mi da vedere lei. Okay. O del voi, o del voi. Voi no. Io pure ti do, io pure ti do del lei. Okay. Va bene, del lei, basta che fate domande serie. Ci proviamo. E perché comunque sia, tanti o pochi che fossero, che siano quelli che ascoltano, gli deve, dovete avere rispetto. Cioè, io spero che si senta, quei pochi che ci sono, dite se sentite me, se sentite loro. Le cose vanno poste seriamente. Abbiamo 3 microfoni, quindi. Sì, sì. Io lo farò, quindi fatelo anche voi. Chiedo a chi è in chat, si sente? Tutto a posto? Possiamo? Dateci un feedback. Un po' distante il microfono, non c'è problema, se no aumentiamo un po' il volume. Decibel. Mettiamo il gain. Come Enrico Ruggeri. Adesso. Oh, ma ce l'hai tu, Ninja. Direttamente dalle Canarie, quindi. È apprezzabile. Molto apprezzabile. Alle Canarie ascolta noi. Grazie DJ. Geppino, si beve un caffè, grazie Geppino, mille. Geppino. DJ. Vogliamo... scrivono sul caffettino che si sente. Abbassa la musica, devo abbassare la musica, perfetto. Io non mi ricordavo che ci fosse la musica, l'abbasso comunque. No, cioè, mi ricordavo che ci fosse la musica. Figuratevi ragazzi come ringraziamo, mi basta che fate leggere i messaggi che ho scritto in chat, insta il direttore. Senti, abbassa la musica adesso. No, l'ho abbassa. Oh. Eccoci qua, si aspetta lo schermo, ma noi continuiamo imperterriti, okay, non ci interessa. Ciao a tutti, direttore, ci manchi tanto da Salerno. Beh, sì. Comunque, la prima domanda era più generale, ovvero sulle prime 7 della Serie A, no? Quali viste le prime? Viste le prime giornate, come... esatto, il calcio. Prime 7 della Serie A, c'è una prima della Serie A che è il Milan, senza discussioni. 12 spettatori che non abbiamo mai fatto, comunque, scusa. Semplicemente perché il Milan ha già vinto l'anno scorso, quindi ci sono tutti i requisiti per vincere anche quest'anno. E ovvio che poi c'è una ressa incredibile perché tutte le squadre che concorreranno a un piazzamento champion automaticamente concorreranno per lo scudetto. Perché se tu combatti per arrivare quarto, terzo, quarto, basta una vittoria in più e sei papabile di vincere lo scudetto. Quindi ci sarà una lotta senza quartiere con squadre che poi si sono rinforzate imprevedibilmente. Perché il lavoro che ha fatto il Napoli è un lavoro straordinario, per esempio. Hanno abbassato l'età dei giocatori. E infatti dalla chat chiedono, direttore, come vede il Napoli quest'anno? È straordinario, perché hanno abbassato il tetto degli ingaggi, hanno abbassato l'età della squadra. Hanno perso giocatori, ma non hanno perso qualità. Hanno preso questo ragazzo georgiano che è un corpo contundente. Sì. E che quindi... E poi è una squadra che gioca un calcio, come dire... leggero, euforico, partecipano tutti alla manovra, arrivano in area di rigore in 7, tipico delle squadre di Spalletti. Quindi io considererei il Napoli una forza in più per la lotta alla Champions e quindi inevitabilmente anche per il campionato. Poi ci sono le solite naturalmente, Inter, Juventus, Roma, perché la Roma ha trovato una pozione magica per giocare un pochino al risparmio, ma vincere le partite con economia, 1-0, che è comunque un risultato di grande prestigio, perché vincere 1-0 non è che vincere 3-2, 3-2 comporta uno sbilanciamento, comporta solidità, una... certo, loro vincono in maniera solida. Scusate, vi interrompo, ma dicono Sabatini faccia accenne. Vabbè, ma queste non ci hanno combustione di purtroppo. Purtroppo accenderei veramente una con il fuoco. Con il cerino. C'è un cerino. Se posso fare una menzione speciale comunque al Milan, che mi sembra che abbia un tetto in ingaggi di 3 milioni, no? Massimo. Sì, sono tutti pagati pochissimo. E sono tutti giovani. Tutti giovani. Una squadra unita. La politica unita negli ultimi 2 anni è stata straordinaria. Però quest'anno il record del primato ce l'ha il Napoli, senza discussioni. Perché ha perso giocatori forti, ha perso Insigne, ha perso Mertens, li ha sostituiti bene, ovviamente Koulibaly, però sono rimasti competitivi e hanno abbassato il tetto salariale. Hanno fatto il lavoro giusto, Giuntoli veramente sta diventando il più bravo in Italia. Ma dici che le fa lui le trattative? Non... Beh, lui le imposta, le immagina, le porta avanti, poi magari le chiude De Laurentiis, ma quello è un dettaglio. Quello che conta è immaginare il calcio, immaginare le soluzioni. Raff, grazie per l'iscrizione.
Comunque, parlando di Milan, no, che è una squadra che mi piace tantissimo come è stata costruita, perché si vede che è omogenea e c'è un progetto serio, lungo, che quindi sarà anche in grado di durare, credo. Potrà rivincere il campionato? L'ho detto nelle premesse, una squadra che vince e rivince, può rivincere. Poi è chiaro che potrebbe averci qualche inciampo anche il Milan, però non credo. Perché io vedo una squadra coesa, forte, un monolite che vuol vincere le partite, con un allenatore che ormai conosce vita, morte, miracoli, una società eccezionale con Massara e Gazzidis e Maldini. Quindi io vedo solamente prestigio per il Milan. Invece vedi qualche squadra spacciata? Papà mi sa che si è abbonato. Grazie, grazie. No, spacciata che significa? Perché di livello 1, quindi immagino sia abbonato. Non lo so, comunque grazie. Di restare in Serie A quest'anno? No, non ci sono squadre spacciate. Tutte in corsa. Sono tutte in corsa, sarà una bagarre. Perché io sto vedendo la coda a giocare, quindi tutte le squadre che potenzialmente devono lottare e in qualche misura hanno tutte le qualità per poter lottare fino in fondo. Ma effettivamente, infatti, volevamo chiedere inizialmente la previsione delle prime sette e delle ultime tre, cioè delle retrocesse e quindi le ultime tre campagne in Europa. È talmente antipatica che. Sì, è brutta, però. Però vabbè, chi è che dovrebbe lottare per la salvezza? Non chi va in Europa, però chi è che lotta salvezza, per la salvezza? Ma non è detto che retrocedano quelle che lottano. Certo. Già è un presupposto positivo lottare, perché è triste quando tu vai giù senza lottare. Ma queste squadre lotteranno tutte. 30 spettatori, non l'abbiamo mai fatto. Grazie a tutti, intanto grazie a Francesco per l'abbonamento. Non so se ti sei abbonato, credo di sì, comunque grazie. Tra l'altro senza Prime, credo. Proprio paghi, vai giù. Grazie, ragazzi, chi siete, sono contento di parlare con voi. Vabbè, Francesco è... Però vi comunico che io non c'entro con questo podcast, però... Questo podcast da ora in poi si chiamerà Caffè Ristretto, perché è ridicolo caffettino. Ma che caffettino? Il caffè ristretto bisogna bere. Quindi si chiamerà Caffè Ristretto Podcast. Vi comunico questa cosa. Poi ci sono varie domande dalla chat che potremmo leggere. Vogliamo. Posso un attimo fare un focus sull'Atalanta? Perché deve avere. Cioè deve. Ritrovarsi dopo un'annata precedente un po'. Un'annata che l'Atalanta gioco forse inevitabilmente una flessione ce la deve avere negli anni, perché hanno raggiunto risultati prestigiosissimi, poi è sempre così che un pochettino all'indietro si va, perché scattano dei meccanismi interni difficilmente controllabili, però ormai c'è una cultura forte della società e quindi recupereranno posizioni sicuramente, anche perché hanno una buona qualità generale. Il dottor Petri si è abbonato. Gentilissimo. Ma che signore. Comunque anche lui ha scritto per voi, ma in realtà è anche per te, perché se partecipi hai pagato anche tu, quindi alla fine... Comunque grazie mille. Ci vediamo domani a proposito. Quindi le prime sette come le vedi in ordine? No, in ordine non saprei farlo l'ordine in questo momento, però la logica vuole Inter e Milan competitivi al massimo, la Juventus deve ancora lavorare su un progetto, su un cantiere che è ancora aperto, però arriveranno. Secondo me non è completa la Juventus. Recupereranno Pogba, recupereranno Chiesa, Pogba non subito da quanto mi risulta, però insomma c'hanno ancora molti margini. Ma io penso in un campionato del genere... Scusate un attimo, si sta... Grazie a tutti per l'iscrizione, si è un attimo impallata la cosa dell'iscrizione, quindi forse non apparite tutti, però comunque grazie a tutti. Dicevo, penso in un campionato del genere comunque punti persi come a Genova da parte della Juventus alla fine risentono, insomma, pure se poi recuperi giocatori come Pogba. Sì, ma non sono punti persi, perché guardate, c'è una maniera di pensare al calcio che va un pochino rimossa, perché quando tu giochi fuori casa contro la Sampdoria non è che necessariamente la devi sbranare, perché la Sampdoria è una bella cornice. Giocare contro il muro della Graninata Sud non è che sia facile. Certo. La Graninata Sud ti sbrana, come la Juventus. Ti sbrana come la curva nord del Borussia Dortmund. E quindi quando vai a giocare quel tipo di partite ci sta che soffri. E anche perché soffri, perché l'Atalanta c'è un progetto di gioco, perché Giampaolo è un carnefice. I suoi giocatori gli tira il collo dall'inizio alla fine dell'allenamento, vuole che sia ottemperata una richiesta dell'allenatore costante e i giocatori si adeguano, quindi la Sampdoria è competitiva da tutte le parti e quindi non considererei un'onta un pareggio a Genova, assolutamente.
Semmai come ci è arrivato a pareggiare, cioè senza un gioco... Quello da sempre. Come ho detto, è un cantiere aperto la Juventus. Lo vedi che c'è un progetto ancora, voglio dire, da elaborare, da portare avanti. Si vede chiaramente. Allora, se vedi giocare il Napoli in questo momento, vedi che il progetto è in corso e è felicemente in corso, perché hanno una facilità di trovare la porta avversaria che è irridente quasi. Mentre invece tutte le altre squadre guadagnano l'area di rigore avversaria a fatica, fanno fatica a portare dentro dei giocatori, dentro l'area. E oggi, francamente, il Napoli, se giudicate le prestazioni, oggi il Napoli potrebbe essere veramente la sorpresa grande nel campionato. Anche quindi la metteresti tra le prime quattro? Perché io, certo, dopo che hanno preso Raspadori, Ndombele, io faccio molta fatica a levarla dalle prime quattro. Non ci riesco proprio. Ci arriva sicuro. E poi, non so al posto di chi, ma non faccio fatica a vederla fuori. C'è un allenatore. Proprio Spalletti. Perché che è il Conte Ugolino che sbrana le teste dei giocatori. Spalletti, secondo me, può arrivare tranquillamente in Champions anche senza squadra. C'è sempre arrivato. Spalletti è sempre arrivato in Champions, quindi non sarebbe un percorso anomalo per lui. C'è arrivato con la Roma, c'è arrivato imprevedibilmente con l'Inter, e quindi non è un problema per lui. Intanto ci sono varie domande dalla chat. Maradona ai direttori sportivi. Dov'è? Non l'avevo letto. Ah, un saluto al Maradona dei direttori sportivi. Grazie. Tra l'altro ha scritto Daniele Carboni, direttore. No, non è vero, scusa, devo leggere. Demone il Grande, le trattative di Sabatini non sono dei semplici affari di mercato, sono delle poesie, delle gesta leggendarie, quasi dei racconti mitologici. Il quasi, tra virgolette, è solo perché poi si realizzano davvero. È un privilegio potervi assistere. Beh, è vero, molte cose sono partiti con una sorta di immaginazione da parte mia, e poi si sono trasformate in azione, in realtà. Quindi da questo punto di vista io sono molto fortunato, no? E io consiglio a tutti di pensare alla fortuna in un'altra maniera, perché la fortuna è un'attitudine, non è che uno si diventa fortunato senza pensare alla fortuna. La fortuna va coltivata, pensata costantemente. Io sono stato molto fortunato nella mia vita. Intanto perché c'ho un figlio leggendario come te, e poi perché il mio lavoro mi ha dato anche delle belle soddisfazioni, anche qualche delusione, devo dire. Ma io sono pronto a ammortizzare le delusioni. A proposito, due delle domande che ci eravamo preparati, che se volete fare già da ora, dato che così ci colleghiamo. Il più grande rammarico della carriera. Ce ne sono troppi per ricordarmeli in questa sede. Dovrei fare un blocco di appunti. Però ce ne sono molti, perché il più grande rammarico è non aver vinto uno scudetto a Roma, perché noi abbiamo fatto una stagione 87 punti, un'altra stagione, la stagione di Garcia, 85, e questa quota è sempre stata sufficiente per vincere scudetti. Noi con 87-85 punti ne abbiamo vinto una ceppa. Mi permetto di dire volgarmente una ceppa, perché è pure elegante. No, una ceppa, perché spontaneamente mi viene da dire qualcosa di forte. Puoi dirlo, nel senso, siamo un paese libero. Questo è stato per me un grande rammarico, che ancora oggi... Demone il Grande dice ha vinto l'amore della gente romanista, che vale molto di più di uno scudetto. Beh, è vero, tante volte io lo ricordo e mi consola, perché... C'è stata una stagione in cui l'amore della gente romanista è stato veramente trasversale, debordante. Per me è stata una grandissima gioia. È stato forse l'unico momento della mia vita in cui io sono stato, voglio dire, in pace con me stesso e con l'universo intero, in occasione delle 10 partite vinte consecutivamente. Il calcio è veramente terribile. Per me il calcio è una vera tragedia. Non lo è solo per me. Il calcio è una tragedia per tutti. Ma infatti mi dici sempre... Basta un calcio d'angolo per cambiare tutta una traiettoria di un gruppo di lavoro, di una città intera. Mi è capitato recentemente a Salerno, in cui con un calcio d'angolo a tempo scaduto ci giochiamo un match ball che poi abbiamo pagato caro. Con il Cagliari, no? Con il Cagliari. Perché quella squadra, che era fantastica, fatta di giocatori fantastici, eccetera, eccetera, avendo bruciato 4 match ball... Poi quando si è ritrovato con l'ultimo match ball con l'Udinese, l'ultima partita, non era più in grado di giocare. Questo è successo e mi è molto dispiaciuto. Grazie mille per l'abbonamento, Marco Lam.
E poi Simone dice, Simone Facchin, te lo ricordi Simone, no? Dice, spero abbiate detto al direttore le parole che non si possono dire su questa piattaforma. No, non c'è pericolo. Non c'è, teoricamente non c'è pericolo. No, c'avevo molto pudore nell'esprimere, non vi preoccupate. Non corriamo. Comunque, una domanda che... no, oltre che... Sì, si collega a una delle nostre domande che stanno facendo in molti. Una delle nostre domande che voleva fare, se non sbaglio, Nicolò. A proposito di rammarico. Sì. Per quanto riguarda il rammarico, il calciatore, il giocatore che... O è andato in trattativa, l'hai preso, oppure hai visto giocarlo in una squadra, l'hai visto crescere, che poi ha avuto una carriera che non ha l'altezza delle sue doti. Ma mi è molto dispiaciuto nella carriera che ha fatto Ponce e che avrebbe potuto fare Ezequiel Ponce. Bello Ponce. Che l'hai preso, ragazzo, bellissimo. Che l'hai preso come vice Dzeko, lo volevi prendere inizialmente. L'ho preso come cioè per la primavera, ma avrebbe, poi tendenzialmente sarebbe dovuto fare un'altra strada, perché Ponce a 16 anni aveva già fatto gol in primera. E fa gol in primera, cioè la Serie Argentina. Devi averci veramente gli attributi. Giustamente Marco Lam dice, non fate incazzare Valterone che sennò vi fa bannare. Mi sembra che dopo la Roma ha fatto il Betis. Sì, ha fatto gol, ha fatto bene. È andato anche in Grecia a un certo punto. In Grecia ha fatto il capocannoniere, ma ha fatto bene, però io volevo un calciatore per la Roma, non volevo un calciatore per l'Europa. Certo. E pensavo che fosse per la Roma. Invece dopo sono successe cose, ma nel calcio succedono cose veramente impensabili. Allora, noi a Roma abbiamo preso Radonjić, pagando una commissione importante di 3 milioni, mi pare. E questo ragazzo è venuto qui per colpa nostra, è venuto che era totalmente disadattato perché veniva da una famiglia molto sofferente, usando un eufemismo, è venuto qui, si è trovato in un disagio che non abbiamo percepito né intercettato. Quindi non c'era mai, non andava a fare allenamenti, dormiva sulle panchine di Trigoria. Però è un giocatore di qualità straordinaria. Il giocatore che adesso è a Torino. Adesso è a Torino. Si è vista le qualità si è vista. Un giocatore con una qualità straordinaria, tant'è che comunque sì, è stato acquistato 2 anni dopo, io ero già andato via dalla Roma, è stato acquistato dal Marsiglia per 12 milioni. Poi dopo adesso l'ha preso il Torino e secondo me ha fatto un grande affare perché... Pure Sadik, cioè, che Marsalik lo voleva prendere ora, cioè poi si è rivelata una fake news, però lo voleva prendere il Borussia per 26 milioni. Non era una fake news, non era molto. Sbaglio, ci abbiamo giocato da poco contro. Contro Sadik. Gioca. No, contro chi? Sadik. No, Sadik gioca, sì, una squadra. Che era l'Elche? Una squadra spagnola. Sì, no, è una squadra spagnola, no, non ci abbiamo giocato. Però ha fatto... è andato in doppia cifra quest'anno? Sempre in doppia cifra, si dica. Mamma mia, so con dico. Quelle pedivelle che... Almeria. Però con l'Almeria, sì. Chiedono comunque se non avessi lasciato la Salernitana, se Ederson è andato via. No, anzi, forse la domanda dovrebbe essere pure più ampia e si collega a una domanda, se non mi sbaglio, sua. Sì. Quale sarebbe il mercato che avresti fatto se fossi rimasta la Salernitana? Questo non lo so, bisogna trovarsi lì e capire le dinamiche che si instaurano. Però Ederson ovviamente sarebbe andato via perché serviva a coprire tutti i costi della campagna acquisto di gennaio. Quindi la prima cosa che un direttore sportivo deve fare è ammortizzare i costi e presumibilmente... guadagnare anche qualche plusvalenza, perché altrimenti le società non si reggono. Ci sono anche proprietari che sono molto ricchi, ma non è che i proprietari devono mettere le mani in tasca tutti gli anni. Quindi è evidente che Ederson sarebbe dovuto andare. Daniele Carboni, direttore, lei stava prendendo Schick nel momento giusto, poi arrivò a Roma col peso dei 42 milioni. È un rimpianto non averlo finalizzato per lei? Ma Schick mi piaceva tanto perché era un giocatore che ci aveva un'armonia nei movimenti, una plasticità nei movimenti, una grazia nei movimenti e anche un'efficacia. Dopo naturalmente le quotazioni... Quando stava la Samp? Non stava la Samp, sì. Ma mi ricordi il gol col sombrero che fece? Dopo le quotazioni di Schick sono diventate in vere conde e quindi non era più il caso di seguirlo. Secondo me lui si è pure un po' demoralizzato quando andò alla Juve e venne rifiutato, venne scartato dopo le visite perché trovò un piccolo problema. Sì, sono testimoni quella cosa perché... Poi dopo la Sampdoria ci ha chiesto aiuto a noi all'Inter per venire fuori da quella situazione poco chiara che l'avevano scartata dalle visite mediche. Ecco, però anche Schick per esempio è un giocatore fantastico. Ci sono dei giocatori veramente superlativi. Chiedono in quale operazione io ho influito. In quale operazione io abbia influito.
Santiago ha influito sull'operazione di Dzeko. Facciamo un attimo, se riesco. Eccoci qua. Eccoci qua. Quindi, Santiago. C'è scritto Santiago. Quindi sì. Ho influito in realtà, è solo che lo sapevo, cioè, ero euforico. Hai influito per l'euforia che ci hai messo. Ho quando... staccato il chiodo, non ci interessa. Vuoi tenere tu? No, grazie. Vabbè, tenilo. Te lo regalo. Posso fare una domanda? Certo. A proposito di trattative, appunto, mi ricordo ai tempi della Roma la trattativa per Rabiot. Però se ne parla sempre poco, se magari ci sai dare qualche delucidazione. È stata una trattativa tossica, perché noi ci avevamo un giocatore in mano, però la mamma di Rabiot, come vedete dalle cronache attuali, era veramente incontrollabile. E quindi all'ultimo tuffo abbiamo dovuto rinunciare, perché era una cosa difficile da gestire. Poi un giorno racconterò perché in realtà è saltata quell'operazione. E a me è molto dispiaciuto, Rabiot era un ragazzo giovane, nel 95 era un giocatore forte, promettente, straripante, velocissimo. Aveva fatto 20 partite nel Paris Saint Germain, era un giocatore da Roma. Ma poi hai preso Pjanic al posto suo? No, arrivavano tutti e due? No, Pjanic era venuto prima, Pjanic c'era già, però Rabiot era un giocatore forte. Non sarebbe stato male, effettivamente. Era un giocatore da Roma. Comunque... Scusa. Quale trattativa finita con successo ti ricordi essere la più difficile della tua Salah. Salah era un'operazione difficilissima, perché c'erano tante complicazioni sotto. Devo dire che in quel frangente io ho avuto una grande collaborazione da parte del procuratore di Salah, che si è comportato in maniera elegantissima e onesta, se no non saremmo mai riusciti. Sì, che ci fu anche una diatriba legale con la Fiorentina, non certo punto. Per cui era il Chelsea, Fiorentina. Sì, perché era in prestito alla Fiorentina. E se la segnò la prima occasione contro la Fiorentina. E anche la seconda e anche la terza. Segnò la prima occasione, fece un gol bellissimo al giro con lo scambio con Pjanic. Tu pensa che Salah, quando io andavo... Poi fece la doppietta al ritorno. Ma Salah era un giocatore fantastico. Quando io andavo in Inghilterra, a Londra, per parlare con Salah, lo incontravo tutte le sere prima di cena, e lui arrivava a cena circa presto, circa 7:30 eccetera, e stava tramontando il sole, quindi lui per la prima volta nella sua giornata beveva un po' di acqua, e faceva il doppio allenamento nello centro sportivo del Chelsea senza anche sfiorare l'acqua, perché c'era il Ramadan. E lì ho capito che era un giocatore troppo serio, perché anche in questa espressione della loro fede, della loro cultura, tu vedi quanto un calciatore possa essere affidabile. Sì, e Salah è uno dei giocatori più affidabili che io ci ho mai avuto. Credo che se un giocatore non abbia tutta quella disciplina non arrivi. Mai. Poi Salah è un giocatore. Vabbè, scusa, simile a Tomiyasu. Sì, militare. Ma Tomiyasu, perché era un giapponese. I giapponesi sono militari, tutti. Infatti adesso questo ragazzo che ha preso il Napoli, il difensore centrale, che è coreano, non è giapponese, ma più o meno gli influssi genetici, farà molto bene nel Napoli. Bel diamante grezzo. Comunque Francesco chiede, credo sia la terza volta che l'ha scritto, quindi ora ti leggo, scusami se non ti ho letto prima, come vedi Giacomo Raspadori al Napoli? Raspadori è un ragazzo italiano, fortissimo, sono contento che sia rimasto in Italia. Perché io mi sono molto dispiaciuto dell'uscita di Scamacca, perché i giocatori forti dovrebbero rimanere in Italia, e però Raspadori è rimasto in Italia, è andato a Napoli, dove si gioca un calcio, voglio dire, profondo, verticale, veloce, quindi Raspadori si troverà benissimo, ed è stata un'operazione eccellente da parte del Napoli. Hanno preso due attaccanti nevrili, gente che vuol vincere le partite, che attacca la profondità, lui e Simeone, quindi per me hanno fatto veramente una campagna acquisti sontuosa. Serio, secondo me il calcio inglese è ideale per Scamacca, con magari un po' di meno tattica difensiva, difese un po' più aperte. Cioè, un giocatore come gli arriva palla. Ma sì, ma non c'è un calcio che è indicato per questo. Il calcio è calcio. C'è il calcio. Il calcio è uguale a tutte le latitudini, dove magari da qualche parte piove un po' di più, da qualche parte piove un po' di meno, però
Il calcio è il calcio. Certo. E prima un certo Tozzi Daniele diceva, ti salutava. Ma Tozzi Daniele è stato il mio recuperatore degli infortunati Salerno. Dice, è stato un piacere lavorare per lei. Un ragazzo fantastico. E professionalmente ineccepibile. Comunque ci sono varie domande interessanti. Vedete se gli abbonati hanno scritto domande, ovviamente leggi. Non so perché ci Cristian dice qual è il percorso giusto o migliore per diventare un bravo direttore sportivo. Quella che uno che voleva fare. Il percorso è vedere partite senza risparmiarsi mai. Vai sul campo. A ogni latitudine, guardare il calcio con uno spirito critico, perché ogni partita, la partita la puoi vedere o distrattamente o la puoi vedere scientificamente. Distrattamente non serve, devi vedere la partita, devi vedere la partita come un ingegnere della NASA quando sta per partire un volo. C'è chi la vede e chi la guarda. Sì, ma c'è Valerio in chat che chiede di Totti e Hillary e uno ride. Su questo io non posso rispondere. Sì, Simone che manda polipi, va bene così, dai. Allora, no, c'era un'altra domanda interessante secondo me. Casadei appena comprato dal Chelsea per quant'è? 18 milioni? 15 sì, milioni ragazzo, per 3 ragazzo, di bonus. Un ragazzo fantastico. Un ragazzo fantastico. Quando io ero ancora in carica a Salerno, io l'ho chiesto all'Inter, io ho detto datemi sto cazzo di Casadei. Mi piaceva moltissimo. Non te l'avevo detto io mesi fa. Ah, vabbè, ma scusa, lo fai o no il consulente? Con calma. Però l'Inter ha detto no, non è per la Salernitana, non lo vogliamo dare. Addirittura Ausilio mi aveva detto che lo tenevano per loro per farlo stare fisso in prima squadra. Non sono meravigliato della valutazione che gli ha dato il Chelsea, per niente. È un giocatore forte. Comunque, con una domanda un po' così potrebbe essere, ci può dire qualcosa di come si comportava Nainggolan? Nainggolan si comportava male. Bene sul campo. Bene sul campo. Nainggolan io lo definivo il nostro guerriero della luce, ma dopo la luce si è opacizzata perché lui si è fatto prendere le altre cose che non riguardano più il calcio. Si faceva prendere un pochino in giro anche la gente, andava in giro, faceva i film ubriaco, ha un pochino mancato di rispetto alle persone. Però è stato uno dei giocatori in assoluto in tanti anni di calcio più forti che c'è avuto. E quando entrava in campo Nainggolan mi sentivo al sicuro sempre, perché lui vinceva tutti i duelli, trovava le linee di passaggio, c'aveva le soluzioni offensive, il tiro, il gol. Il giocatore forse uno dei giocatori in assoluto più forti che io ho mai avuto. Ma l'arpione, quant'era affascinante l'arpione. Ma l'arpione era entrare scivolata e dare un stacco, una sua caratteristica assoluta non ripetibile, perché lui da dietro riusciva senza far fallo a uncinare sta palla lì in contrario e ripartire subito. Sì, no? Si rialzava in una velocità disarmante. E a proposito di centrocampisti invece, Boinen. Dove chiedono dove lo vedresti tra un paio d'anni? Ma penso che Boini farà una buonissima carriera perché è un giocatore forte fisicamente, riflessivo, vede le linee di passaggio, le sa individuare e metterci la palla dentro. Ma oscure? Sì, opache. Opache. E sa anche portare il contrasto, c'è anche un discreto gioco aereo, poi è un ragazzo serissimo, per me arriva. Invece una domanda un po' di fantacalcio, il miglior Nainggolan lo preferiresti al miglior Milinkovic-Savic? Ma io, ascolta, i miei giocatori, io nella mia immaginario, quello che al quale io non rinuncio mai, sono sempre più forti. Tutto il rispetto di Milinkovic, però Nainggolan al massimo della condizione e al netto di tutti i suoi sciocchi vizi, è un giocatore che non c'ha rivali. Non so come te. Ma sì, ma poi secondo me tecnicamente era molto più forte o spaccava le partite. Beh, oddio. Sono due giocatori diversi. Più forte Milinkovic. Va bene, il gioco aereo è più forte Milinkovic. Però se mi vai a mordere tutte le caviglie, io sono innamorato di te automaticamente. Cioè non è... Ma non è solo che morde le caviglie. Nainggolan esce dal contrasto con una soluzione pronta. Perché il vero problema è la conseguenzialità nel calcio. Cioè dire faccio una cosa e poi subito dopo ne associo un'altra. Il vero problema nel calcio è la conseguenzialità della giocata. La seconda giocata, voglio dire. Lui recupera palle e c'è subito una giocata illuminante pronta. Io credo che una delle giocate più belle che ho visto fare nella Roma è stata di Nainggolan a Manchester
quando ha messo di prima una palla a Totti che è andato in porta facendo il cucchiaio a... Chi era il portiere? Art. Qui Federico ci chiede, l'avevo letto prima, era una bella domanda. Nainggolan è stato, come fu Perrotta all'epoca, una creazione di Spalletti che non a caso fece con lui la sua migliore stagione in Italia, spostato sulla tre quarti. Secondo me non è una creazione, però no, una reinvenzione. Una come fece con Perrotta. Beh, è vero, sì, l'ho capito. Vabbè, ma che Spalletti crei i calciatori, voglio dire, non è una novità. Certo. È successo con molti, naturalmente è una sua qualità, un suo requisito, che poi è il requisito più importante per gli allenatori. Perché gli allenatori lamentosi, eccetera, sono veramente scaduti di mora. Ci vogliono gli allenatori propositivi, gli allenatori che aiutano i giocatori e li impongono. E Spalletti ce l'ha questa caratteristica. Qual è l'allenatore che ti convince di più in questo campionato? Ma mi ripeto veramente a... Dopo Spalletti. Dopo Spalletti. Un altro campionato facciamo. Incredibilmente non mi dispiace, l'ho visto recentemente all'Olimpico, ma non mi dispiace Albini. Che mi pare sia un allenatore molto attento, propositivo e anche molto partecipe. C'ha anche una mimica del corpo molto positiva. Squadra. Non lo conoscevo, ma penso che Albini farà bene in carriera. Squadra ordinatissima, poi mi sono sentito le coraggiose. Com'è? Le parole che ha detto. Coraggioso, dice. Ma dico coraggioso. Molto coraggioso, certo, scusate. Pronto? Andiamo in pausa. Lucio, bene, chiamami fra mezz'ora. Rieccoci, scusate. Sto dicendo le parole che ho sentito di Albini, è proprio un uomo, perché no, dopo che perde all'Olimpico è andato in conferenza a parlare, a fare solo complimenti alla cornice di pubblico, complimenti a Mourinho, ha dimostrato appunto la grandezza della Cremonese dicendo che appunto sì, non è poco, esatto, cosa. Dicendo di Wijnaldum che ieri hanno fatto il giorno prima della partita hanno fatto il comunicato augurandogli una pronta guarigione, stessa cosa con Zaniolo. Sì, sono tutti atti di generosità che disegnano il personaggio, non ha fatto scontato. Poi ho visto un'altra cosa, ha detto Albini che era molto dispiaciuto di non aver fatto punti a Firenze, ma Firenze, cioè se a Firenze e a Roma anche, cioè magari uno potrebbe essere contento della prestazione, no, che ecco, c'è potrebbe stata. Dire beh, abbiamo fatto bene, è dura invece, per noi, però vedremo in futuro. Invece è assolutamente dispiace. Ha detto subito, basta complimenti, qua devono arrivare i punti. Esatto. Giustissimo. Poi pure del riferimento al triplé di Mourinho 12 anni fa, lui lo faceva con tutto voglio. Sì. Mi è piaciuto tanto. Comunque, a proposito dell'allenatore magari preferito, chiedono di Nicola se può allenare a livelli più alti. Certo che può allenare, Nicola sta scontando e sconterà ancora per un po' di tempo il luogo comune che gli è stato appiccicato addosso, che è l'uomo delle salvezze. Invece per me è un allenatore, senza salvezza, la salvezza è un altro paio di maniche. Nicola ha una comunicazione con i calciatori straordinaria. Inventa proprio il linguaggio suo e coinvolge i giocatori in una maniera che difficilmente io ho visto. C'ha delle idee calcistiche, la grinta per portarla avanti. È un ragazzo che merita veramente la fortuna. E se la merita la fortuna si accorgerà di lui, sicuramente. Ci sono molti allenatori appunto legati a questa cerchia di salvezze. Deve essere bravo a uscirne. Lottare per la salvezza è una dimensione, un campionato a parte, perché c'è l'urgenza domenicale di fare il risultato con l'acqua alla gola. Sì, è totalmente diverso. E quindi il contesto veramente è veramente sconsigliabile da praticare per i deboli di cuore. Infatti magari negli ultimi 5-6 anni, no, 5-6 forse è troppo, però 2-3 anni, quando Nicola si è ritrovato magari ad allenare dall'inizio una squadra, dall'inizio stagione, dopo magari aver fatto una salvezza, poi si è ritrovato a gennaio senza squadra, ma non perché avesse fatto male, ma perché c'erano esigenze diverse, c'erano... Sembra con il Torino. Pure col Genoa. Ma Crotone, però dopo mi sembra ci sia stato un problema con la presidenza. Non volevo dire esigenze, ma aspettative anche. Col Torino mi sembra durato poco.
Torino cioè, fece la salvezza e poi no, sì. Però la squadra del Torino è una squadra sì, da più che salvezza. Torino è un discorso che io voglio fare una deviazione all'incrocio dei pali. Non va bene, Nicola è un ottimo allenatore, quindi dire dall'inizio alla fine, che... in mezzo, okay. non è il caso. Bisogna lasciarlo anche, bisogna lasciarlo lavorare. E gli auguro tutta la fortuna del mondo perché se la merita. Posso leggere una domanda interessante? Direttore, mi sono lasciato da poco e non so come affievolire il mio dolore. Lei come ha fatto ad affievolire quello della Roma? Non l'ho affievolito, è tuttora in vita. Ecco, mi sa che ora non starei più, diciamo, sicuro. Ti do un consiglio io, impara a convivere con il dolore. Le cicatrici restano. Sì, bisogna imparare a convivere con i demoni interni, sfortunatamente. Non la si cancella. Dopo la frase di Walter non ci sta più lì. Non ti ascolta più. È andata a buttarsi. Invece chiedono una domanda interessante. Mi vado a impiccare belli a tutti. No, no, vabbè. No, non mi pare il caso, assolutamente. Ne usciamo tutti, ne siamo usciti tutti, ce la farei anche te. Esattamente. Una domanda interessante, secondo me, riguardo Lobotka. Questo giocatore è appunto uscito dall'anno scorso, fino all'anno scorso, appunto, un po' di indietro. Un certo mistero, sì, però lì... Lui Lobotka ha incontrato nella sua strada un allenatore che si è fidato di lui, gli ha affidato il centrocampo del Napoli e quindi sta godendo di questo privilegio e lo sfrutta molto bene, devo dire. Sì. Ha fatto dei miglioramenti enormi, addirittura guadagna la porta avversaria con palla al piede sugli spazi. Prima non lo faceva. Prima non lo faceva. Assolutamente. Però insomma devo dire che è un ragazzo in grande crescita. Ma io invece volevo chiedere il mercato, diciamo, sia delle neopromosse che delle squadre che magari si sono salvate l'anno scorso, quindi Sampdoria, Salernitana, Cremonese, Lecce. Un pensiero. Tutte molto ambiziose, secondo me. Penso che tutte le squadre abbiano fatto dei buoni colpi di mercato. Per esempio, il Lecce ha preso un TD. Monza ha fatto un mercato. Un TD è un giocatore che io ho sempre adorato, però quando era un ragazzo ancora in rampa di lancio. Mi sembra che sia sia un 93. No, c'ha 28 anni, se non sbaglio, 29 anni. Sì. Un mancino, un giocatore forte. 91. Dopo però piano piano è regredito. Prima era un vero prototipo di difensore centrale moderno. Anche perché il titolare al Barcellona non lo fa, se è stato tanto di titolare. Comunque sia... Il vero problema delle squadre che lottano per questo obiettivo è fare squadra, non è solo prendere giocatori buoni, è riuscire a costruire una squadra in base a tanti ragionamenti che devono essere fatti con l'allenatore, ruoli prioritari, reparti da strutturare e ristrutturare, insomma è un discorso un po' complesso. L'unione del gruppo fa tanto, vedendo anche una squadra che secondo me era un po' anche mediocre l'anno scorso con la Roma, che è riuscita a vincere una competizione facendo gruppo. Quella competizione che ha vinto loro sarà il prodromo per... Beh, come hai detto tu, il Mourinho ha trasformato la Roma, gli ha fatto avere l'esigenza di vincere. No, la necessità. La necessità, prima, cioè da esigenza, possibilità. Da possibilità a necessità. Ora non ci sono altre possibilità. O si vince o si vince. Ragazzi, la vostra compagnia è impagabile. Aspetta, c'erano tre domande interessanti. Vabbè, allora, cos'è l'emozione di perdere? È una tragedia, non è... Però è vero che è un'emozione, ma non è un'emozione, è una tragedia. È la tragedia che incombe sempre nel calcio. E io non ho dovuto sopportare i danni per anni e anni e anni. Però tu dici sempre che è quello che ti spinge ad andare avanti. Sì, è quello che... Cioè andare avanti nel lavoro, non nella vita, però... per esempio quando ti dicono perché non ti metti a fare il consulente, perché non cambi lavoro, perché tu no. Dici sempre perché io voglio l'emozione di perdere. E lo dico anch'io, però io magari avevo una concezione diversa. Quindi no, volevo sapere... Non tanto l'emozione di perdere, l'emozione di avvicinarmi alla partita con la paura di perdere. Non necessariamente di perdere. Però il sentimento, il leggerissimo sentimento di paura che ti avvicina a una partita. Valterone usa evasione, ma non è molto efficace. In molti comunque chiedono del mercato della Salernitana di questa sessione. La Salernitana ha preso dei buoni giocatori che saranno anche buoni per un secondo mercato. E adesso si devono preoccupare però di stringere un pochettino e di mettere peso nella squadra e di fare squadra. E devono fare squadra a partire da domenica perché... hanno una partita dura da fare e devono cominciare a far punti.
però penso che sia tutto in gioco, perché credo che sia tutto in gioco anche da un punto di vista strategico. Credo che ci abbiano ancora degli obiettivi in corso da perseguire e quindi faranno le cose giuste. Aveva aspettato per Brereton? Per Brenton Diaz prima di prendere Boateim. Sì, questo è un attaccante cileno che... Ah beh, sì, giusto. Che poi si è ritrovato e giocava nel campionato inglese in Championship. La Salernitana giocatori ce n'ha, adesso deve creare il monolite, perché ancora non sono un monolite. Vuoi fare l'ultima domanda, quella che hai detto su progetti, esatto. Se hai in mente qualcosa per il futuro in ambito della tua carriera, della sua carriera, la vostra, no, la nostra. Io ho sempre in mente progetti. Il progetto è diventare più bravo ancora di quello che io non sia stato. Io non mi accontento, io nonostante non sono un ragazzo, so che ho molti margini da colmare, tanto calcio da studiare e quindi non mi fermo proprio. La mia mente è una lavatrice. Strootman. Quindi... A proposito di Strootman, avevano chiesto prima, com'è possibile che un giocatore come Strootman, che è uno dei più forti passati a Roma, ora si ritrovi a giocare in Serie B col Genoa? E non a squadra. Semplicemente perché è stato rovinato dagli infortuni. Se no Strootman sarebbe ancora un giocatore titolare nella Roma. Prima di quella maledetta partita al Maradona, Strootman. A Napoli, sì. Era... Sotto la mia... Ma lui si ruppe pure a Monaco, a Mosca, il secondo. Dove, il secondo a Monaco, vero? Io penso prima di quegli infortuni non lo vedeva nessuno. Era un giocatore... No, lo vedevano tutti, perché arrivava lui, terrorizzava chiunque. Nel senso, nessuno... Lui la partita la vinceva da sotto. In olandese la parola amichevole non esiste. Non era arrivabile quel giocatore. Signori, grazie a tutti. Grazie. Beh, ora grazie. Leviamoci dal cazzo. Pausa. Levatevi dalle palle. Arriviamo subito. Arrivederci. Levatevi dalle palle. Ci vado in Calabria, ma in più verde un'area sanabria. Riparto di Maio da Costa alla Chiesa, Parolo, Cristante, Tammesa, Lorsena, Luperto, Sportiello, con Zlatan, Vessino, Aristo, Rumelo, Manola, un destro, un mirante, un bel casino. Pina, Monti, una gabbia, Vici, l'immobile, Audero, la piazza. Accetto i consigli di Carmine Zata, Civiola, Badelica, Andreva, la Zappa. Benvenuti alla Porta Nova, del Fazio, Barba, Cospina. La quarta, Chiosepe, Attuia, Linetti, Parfana, Brillantina. Singo, sto blusao, por Cervigno, o becao, e pulga, o via. Roma rimane qua a me, Tata, Rusano, Zapata, Pelle, Iago, Di Marco, Barella, Sansone, ma quella straccoscia mi pare maggiore. Poi Pedro, io te lo dico di serio, Brunetta, Debraigo, Daniga, Petagna, Teresa, una festa, ma tu a Mimolina, Singo, sto bussao, por Cervigno, o Beccao, ne Pulgar. O via Lautaro, Borca Maioral, Singa, sto blusao, por Cervigno, de cao, de Pulga, o via Lautaro, Borca Maioral. Eccoci qua. Conduciamo un attimo noi. Il dottore Santiago arriva a breve.
E insomma, vi è piaciuto questo spezzone con il direttore? Fatevi sapere. Qualche considerazione, insomma. Senza posto, facciamo così. Mi è piaciuto come abbiamo fatto le domande. Qualche feedback. Esatto, dateci dei feedback. Come è possibile che io faccio per le linee e te? Questa è una bella questione. Non si sa. Già è finito? Allora, con calma. Durato pure troppo l'intervista. Non è finita. Ora continuiamo un po' a noi. L'intervista è durata veramente, doveva essere una mezz'ora, alla fine tre quarti d'ora, quindi direi più che soddisfacente. Vabbè, abbiamo toccato molti punti. Eh sì, ecco Braucci. Palla sinistra, penso tutti, sinceramente. Stare volte ho detto, non siete andati male. Grazie Marco Lam. Ci fa piacere del feedback. Ora mi sa che lascio il posto al proprietario. Eccoci qua. No, se deve voler dire. Come vuole. È tornato il re di tutti i re. Siete lì. Come vuole lei? Mi finisco il caffè del papà. Perfetto. Breucci si è fatto l'account. Cioè, mi sono dovuto creare l'account. Cioè, non avevi. È stato bello avere più consigli sul percorso di direttore. Ma alla fine penso che ogni parola che abbia detto sia stata da guarda prendere. Se ti puoi accontentare del mio consiglio tante volte, cioè, non so quanto ne valga, però vai sul campo, vai anche nei campi provinciali, vai a vedere i ragazzi che lottano anche in mezzo al fango nella pozzolana. Grazie, cioè, da là ti rendi conto di quello che vuoi fare da grande, diciamo. Se posso, penso che ogni parola che tu abbia ascoltato debba averla immagazzinata e ne debba fare tesoro, appunto. Partire da già il vedere le partite. Cioè, le partite le devi guardare. Nella critica. E devi saper guardare. Esatto, non con l'occhio da tifoso, ma con un occhio critico. Occhio critico. Che è una cosa che ho imparato da poco. Che dice Edoardo? Come cazzo mi è buono comprare? Cerca di un tutorial su YouTube. Non perché sapere. Non hai neanche la corona nella chat, quindi non hai neanche Prime nell'account. Quindi vedi un tutorial come collegare Amazon a Twitch. Comunque, andi in giro per partire sul campo, settimana sulle piattaforme. Perfetto, Marco Lam, vedo che ha preso appieno. Cosa ha detto? Non ho detto. Ha riassunto un po' quello che ha detto prima il direttore. Perfetto. Vabbè, dato che siamo rimasti tra di noi e probabilmente la gente se ne vuole andare, io no. Volevo aprire un discorso. No, rispondiamo a Andrea Morrone che dice: cosa ne pensate di Norbert Guillaume? Rispondo io. Allora, Guillaume. Ho visto che diamo credito a chi è rimasto. Guillaume è un difensore che. Sontuoso. Mi passi il telefono perché. È saputo rimanere. È l'unico vedente titolare che è rimasto della vecchia Salernitana. Ci è rimasto con boia, cattiveria, più che anche complimenti. Norbert. È un giocatore che lotta e che proprio tecnicamente non è proprio dei migliori. Posso dire i tempi della Roma una tragedia. Sì, una tragedia vera. Ma guarda, io penso che quelle operazioni particolari. Come era quello là che veniva dal Catania, quei capelli lunghi difensore. Comunque ti stanno chiamando comunque. Il collegamento telefonico. Pronto? Vabbè, hanno trovato il numero. Ma no. Comunque, molte di quelle operazioni della stagione 15-16, soprattutto a gennaio, ti stanno richiamando. Clippate. Pronto? Io chi? Ah sì, mi perdoni, prego. Guarda, sì, un momento di misunderstanding, prego. Posso metterla in viva voce? Prego. Sentiamo? Non ho sentito. Sì, non ho capito chi è. Kvaratskhelia.
Kvicha Kvaratskhelia. Bravissimo, bravissimo. Che posso attaccare? E posso attaccare l'utente da live? Perfetto. Perdonate, questa versione era niente scurrile. Oh, ma dai, no, ci stava. No, almeno, no, almeno dava del lei. No, no, ma non si merita neanche le mie risposte, sinceramente. Ma chi era, scusa? La pappa di te, era Francesco. Ma vaffanculo. Può scrivere in chat, invece no, questi privilegi. No, allora non rispondiamo. Chi, no, chi chiama al telefono? Che dire, io questo giocatore l'ho seguito da prima che arrivasse a Napoli. Veramente un giocatore sontuoso. Un po' grezzo. È forte, palla al piede, ha un controllo palla. Riesce a collegare controllo palla e, beh, e rapidità, agilità, dribbling. Però ha fatto più gol di insigne come poi sanno fare. In campo si comporta come un veterano, quindi cioè già due partite mi sembra tre gol, cioè, tre due assist, non so quanti ha segnato, col destro, col mancino e di testa, cioè un giocatore. Comunque voglio rispondere, posso solo migliorare, voglio rispondere a un paio di domande, poi secondo me potremmo anche chiudere. Vabbè, ma siamo